scorre tranquilla senza votazioni oggi la giornata di Montecitorio, in attesa dell'arrivo in aula del documento di finanza pubblica, previsto per domani mattina. Intanto oggi spazio a interrogazioni e interpellanze, tra queste quella di Teresio Delfino dell'UDC sulla statale 28 che collega le province di Cuneo e Imperia. Noi chiediamo che rispetto agli impegni assunti, all'inserimento nel contratto di programma di questo intervento infrastrutturale, ci sia un'accelerazione, ci sia soprattutto la capacità di portare il cantiere avanti dando un reale cronoprogramma di quello che succederà nei prossimi 2 o 3 anni per vedere l'opera realizzata così come era stato previsto entro il 2015. Si è conclusa oggi la 2 giorni del 5° seminario per la cooperazione e il dialogo tra Italia e Turchia, che dà seguito al protocollo di collaborazione parlamentare firmato dai 2 paesi nel 2005. Sul tavolo i temi della sicurezza energetica e la promozione delle piccole e medie imprese attraverso la Banca Euromediterranea. È iniziato oggi in Commissione Giustizia l'esame del testo unificato di varie proposte di legge sullo Statuto delle Imprese. Sul provvedimento la Commissione è chiamata nei prossimi giorni a dare un parere ai colleghi delle attività produttive. Un'indagine conoscitiva sull'inserimento dei neolaureati nel mercato del lavoro. A chiederla in un'interrogazione bipartisan presentata oggi Marianna Madia del Partito Democratico e Aldo Di Biagio di Futura e Libertà. Chiediamo al Ministro di fare un'indagine conoscitiva nel mondo del lavoro, molto spesso trascurato o se non altro in questa realtà di nicchia, se vogliamo, in cui sia io che la collega Madia abbiamo riflettuto e si potrebbe fare molto di più. Noi vogliamo valorizzare questa meritocrazia, restituirgli degli spazi al mondo del lavoro. In attesa di concludere il suo iter per approdare in aula, molto probabilmente giovedì, la riforma universitaria del ministro Gelmini riceve gli ultimi pareri dalle altre commissioni parlamentari. Oggi si sono espresse favorevolmente la Commissione Affari Costituzionali, Affari Sociali e Lavoro.